Ciao Pezzolli, vlog super improvvisato perché non so neanche quanto durerà, secondo me durerà un cazzo, però ho pensato di farlo perché mia madre ha pensato bene di comprarsi la tinta viola fucsia, anzi fucsia, quasi fluo, e di provare a farsi così delle sfumature di viola così, visto che, come dire, so perfettamente che la Stefania apprezza una cosa del genere. Ho mandato un messaggio a lei, lei ovviamente era super emozionata di questo. E quindi ho pensato quasi quasi, riprendo mia madre mentre si fa sta cosa, ma perché è un po' impaurita di questo, perché poi dice: cazzo, se fosse troppo, se non mi piace, comunque una certa età, cioè non è che posso fare più la ragazzina. Io ovviamente le ho detto: fottitene, assolutamente fallo. E quindi mia madre al momento è in queste condizioni qui. Saluto a tutti. Ciao. Allora, spiega un po' esattamente cosa ti farai, dove te lo farai e tutto. Allora, per il momento voglio provare a fare solo queste striscioline perché non vorrei mai. Infatti, come vedete, si è tirata sui capelli che poi andranno davanti, si Esatto. tingerà quelli sotto Solo così che questo rimangano qua. sotto. Esatto. Quindi questa parte qua, fino a Questa è qua, un pochettino e questa qua. questa qua. Così almeno le punte viola si Almeno, vedranno, esatto, insomma. per il momento. Se Quindi, poi mi piaccio, allora esatto. qualche ciocchina in più Continuerà, magari esatto. viene. Allora, si è presa due tinte, una che è questa, fammi Una che è vedere. questo colore qua, Così, ok. e E invece l'altra l'altra, è un bel viola scuro, viola direi, tendente scuro quasi al blu. Esatto. che non ho deciso di non farlo. E così si farà quello più chiaro, Farò questo ovviamente. più chiaro. Non ha bisogno di decolorare i capelli perché essendo biondi non penso ci sia di bisogno, insomma. Ma penso anche di mettercene molto, non tutto, perché non mi No, servirà tutto no, che tutto. te ne fai? E quindi vedremo, insomma, come sarà questo esperimento qui. Ci vedrete giallissimi voi, ma la luce è gialla, Penso quindi. che quello possa bastare. Questo? Boh, non ho idea. Ma poi ci sarebbe dell'ossigeno? Eh sì, ci Ah, vuole l'ossigeno, non lo sì. sapevo, proprio zero. Allora, questo. La trovata siamo andati da sbraccia, allora fatto man basta di roba. È l'ossigeno. E l'ossigeno. Io non so quanto ce ne vorrà, vediamo così. Sì, mia madre va molto ad occhio, ma ha fatto la parrucchiera per millenni e quindi ormai si sa regolare ad occhio. Che direi che va Che va bene. bene. Ok. Aiuto. Ho un po' paura, Perché mia madre vorrebbe vorrei osare, ma usare. ha paura probabilmente di ciò che la gente può pensare. No, quello no. Certo, non sono più una ragazzina. Ai miei tempi certe cose Non si non si facevano. facevano e Appunto! E quindi quindi. questa è una giustificazione. Non avendolo potuto fare quando ne avevi l'età perché non si facevano queste cose, adesso vuoi recuperare. Ed è giusto che tu lo faccia. Però con l'età. Poi vorrei dire, io sono il primo, allora. Io sono il primo a dire che quando una persona poi diventa ridicola è bene che si dà una calmata. Però due ciocchette viola secondo me non fanno male a nessuno e non è che la rendono ridicola. Poi, se proprio non dovesse piacersi, è un attimo, so proprio che si rifà bionda e vaffanculo, quindi insomma. Quindi, Vai! da dove Non lo parto? so, mamma, se ti serve una mano io ti do una mano, ma non penso di esserne in grado. Però Oddio dovresti coprirti così ti sporchi. mio. Difatti, quello. Organizzazione zero. Vedete da che ho preso a fare le cose senza preparazione, cioè anch'io parto in tromba, ma senza organizzarmi. E quindi ci siamo dovuti organizzare in questo modo. Lei si passa la tinta nel ciuffettino e io le metterò il cosetto di carta stagnola e andremo avanti così, insomma. Vediamo un attimo dove arriveremo. Allora, questa è la condizione. Avvicinati un po', mamma, allo specchio. No, no, allo specchio. Ecco, così ti si vede. Questa è la condizione di mia madre, sì, ora nel senso, come dire, non è che siamo molto esperti nel fare queste cose, infatti, cioè, è conciata in questo modo al momento. Però, come vedete, ecco, il colore dovrebbe essere questo qua. Quindi ora attendiamo un quarto d'ora, 20 minuti, Sì. e vediamo come sarà. Mia madre è preoccupatissima, ma nonostante questo, prima mi ha detto, ma se mi facessi qualche altra ciocca qui e là? No, era per distribuire un po' meglio questo colore qua, però Però prima secondo me è meglio vediamo. vedere come Sì, viene e tutto, insomma. va bene, Attendiamo. aspettiamo. Nel frattempo anche Puma sta attendendo il risultato, vero cucciolo?
con quell'occhietto sempre che lacrima. Cucciolo! Cucciolone! Saluta tutti. E si struscia. Saluta tutti. In realtà avevo pensato anch'io di farmi tutta la testa di quel colore grigio, grigiastro, cos'è, che si usa adesso, così. Avevo pensato di farmelo, però tanto voglio dire, essendo così corti, questione di una settimana, poi una volta che raso va via tutto, perciò se proprio non mi piacessi non muore nessuno. E però devo ovviamente decolorare il capello, quindi poi tingerlo. E la mia paura è che mi faccia qualche allergia al viso, sapete che sono particolarmente sensibile al viso, rosacea, cose così. E quindi devo fare qualche ricerca approfondita per vedere se questo può implicare qualche problema di quel tipo, insomma. Ovviamente anche questo l'ho detto alla Stefania, ovviamente anche lei è eccitatissima. Vediamo un attimo, non lo so, magari per quest'estate lo farò e così, sta botta di vita, sti cazzi. Vuoi uscire, Puma? Vuoi uscire? Ah, sì che vuoi uscire, ma sì che scusate, ma perché è blu? Vabbè. Voilà. Lui ora si fa tutti i giri, che vuole? Oltretutto oggi è una giornata davvero bellissima, anche se per domani è previsto brutto, quindi secondo me poi verso la serata peggiora appunto di brutto. Puma, dove stai andando? Oltretutto io e mia madre stiamo cercando disperatamente di convincere anche mia sorella a farselo, perché lei comunque potrebbe osare, cioè io gli ho detto fatti tutta blu o tutta viola o comunque qualche riflesso, ma sono mesi e mesi che io le dico non c'è ancora verso, cioè fai te, l'ho fatto mia madre, non lo fa mia sorella, ma come si può, giusto? Certo. Nel frattempo secondo me ci siamo quasi, mamma. Sì, per me anche. Ta 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 ta. È il momento della verità. Il colore è bello. Eh sì che è bello. Non vedrete niente perché c'è la finestra dietro, quindi vedrete tutto. Carina così, mamma. Ok. Ok, vai. Aspetta, mi tolgo. Allora. Le mollette. Ah, ma ti li lavi proprio tutti, non solo quel pezzo? No, li lavo tutti, li lascio. Ma prova a vedere se ha preso un minimo di colore. No, prima di togliere preso, tutto. Dai, vuoi dire? Non lo so. Vabbè, vai, votate. Allora, primo esperimento fallito, nel senso che secondo me l'ha tenuto troppo poco. Si è lavata ed non è diventato viola, è diventato rosa. E quindi abbiamo pensato di rimetterlo negli stessi punti o quasi. E vedete, lei continua, si sta facendo pian piano qualche sfumatura qui e là, ma lo sapevo io. E quindi adesso lo terrà una mezz'oretta e aspettiamo, insomma, vediamo. Mentre aspettiamo, rispondo a una domanda che mi fate in mille persone, ovvero per quale motivo i miei video ogni tanto durano 2 secondi in più rispetto a quelli della Stefanie. Stiamo parlando quando i video sono uguali. Per un semplice motivo. Quando, allora, i video un po' li monta lei e un po' li monto io. Quando lei li monta, poi li carica su YouTube in non elencato, così mi dà il link, io me lo scarico da YouTube per poi ricaricarmelo sul mio canale. Per scaricarlo devo usare un programma che è... non mi ricordo neanche quale programma uso. E cosa fa questo programma? Quando, alla fine del video mette 2 secondi del suo logo per farsi pubblicità. Per quello i miei video durano un paio di secondi in più rispetto a quelli della Stefanie, perché a fine video vedrete il logo e invece nel video della Stefanie il logo non c'è, quindi durerà di meno, semplicemente per questo. No, perché me lo chiedete da mesi e mesi, io effettivamente non ho mai dato la risposta. La risposta è questa. Eccolo qui, è tornato dai suoi giri. Lui si fa un giro, sta via 10 minuti, una mezz'oretta, poi torna, si mangia qualcosa, si mangia un po' d'erba, poi esce di nuovo, tutto il giorno così. Invece d'estate, in piena estate,
non lo vediamo per delle ore e ore infinite, a volte di notte dorme anche fuori, infatti mi fa preoccupare. Però è così, d'altra parte è un gatto, è anche giusto che facciano questa vita. Infatti lui, da quando io abito qui e c'è questo giardino, madonna, lui è nettamente più sereno. Allora, questo è il risultato, dunque dobbiamo ancora capire bene, perché in realtà è venuto sul rosa, non sono viola, sono rosa. No, rosa intenso. Sì, un rosa intenso, però insomma sono rosa, noi invece volevamo un bel viola, però vabbè, per il momento le diceva bene così. La prossima volta vediamo di studiarcela meglio, perché abbiamo proprio improvvisato, e capire un attimo come fare il tutto. Molto bene. Vlog super improvvisato finito. Ciao ciao. Ciao come? Ciao. Ciao. Pezz. Ah, pezzini. Porca miseria, cioè. O gli avessi detto loro, avessi detto tu lo fini. E invece ciao, no, pezzini. Ciao pezzini, ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ciao ciao ciao.